A te tocca togliere anche quelli di Giorgio. Vabbè, l'hai voluto e mo' pedali, come dire. Gioie e dolori, esattamente. E quando fa le cose le fa bene. Questo non so di chi sia, ma lo stacchiamo. Tutto. Abbiamo bisogno di spazio. No, non ci serve. Non so chi è che aveva preso il tappeto. Oggi yoga. Allora, adesso chiederemo subito a Melania di farci un paio di esercizi di stretching. Melania, ci fai fare un paio di esercizi di stretching quando hanno appeso i fogli? Giulio si offre. Facili, Giulio, che siamo, come dire, infreddoliti e quindi abbiamo l'artrosi, l'artrite, eccetera. Oggi siamo messi così. No, perché siamo già in streaming. Quindi tutti anche da casa, tutti a fare stretching con Giulio. Devo già attaccare il foglio? Che è un po' come quelle cose di Jane Fonda negli anni '80, capito? Già ti immaginavo col bodino quello. Togliamo anche i piccolini. No, soltanto quelli grandi e mettetene uno nuovo bianco. Poi venite a fare stretching. Oggi dobbiamo fare tante cose. Oggi reciterete, giocherete, farete tante cose. Ovviamente disegnerete. Anche perché mi è parso di capire che i compiti a casa, questi sconosciuti, lei qua e gli altri no. Però io mi ha già... A casa li avete fatti i compiti? Mandateceli via Twitter. È arrivato qualcosa? Solo uno. Due. C'è uno bianco e uno normale. Se ci stai, sì. Vai. Tutti così. Vuoi il microfono? Guardate quello che fa Giulio, che è lui. E imitate. Qui davanti all'ombelico e poi mettiamo il palmo della mano davanti agli occhi, con gli occhi chiusi e poi massaggiamo un pochino gli occhi con il palmo della mano facendo dei cerchi e li stiriamo verso l'esterno come facendo gli occhi da cinese e poi massaggiamo la testa. Naso? E il trucco se ne va però così, che cavolo! Orecchie, come una forbice, l'indice dietro. Gengive? Denti? Ok, tre giri la testa da una parte e tre dall'altra molto lentamente. Ginocchia un po' piegate, respirate. Su e lascio. Ancora su e lascio. Ok. Salgo sulla parte esterna e scendo sulla parte interna.
Cambio. Pozzo, metto la mano sopra il pozzo e tiro dentro. Tanto lo disegniamo. Nell'altra direzione. Cosa no? Certo. Non ho idea di quanto. Cambio mano, mio polso. Stiamo facendo proprio speed, eh? Altra direzione. Ok. Massaggio ai reni. Massaggio ai reni, sì. Così. Massaggio così, come mai? E ora che siamo tutti più alti di 10 cm possiamo iniziare. Accomodatevi. Sì, ma dopo 10 minuti siete ritornati in basso. Guarda, mi dà qui la luce che ti occorre a passare. Basta che mi guardi, capisci? Accomodate, io toglierei tutto quello che non c'entra così non ci confondiamo. Sì, uno per ciascuno. Togliamo quelli. Pazienza, li togliamo anche se sono di Alba, se ne farà una ragione. Mettetevi comodi. Allora, ovviamente oggi non riprenderemo nulla di quello che abbiamo fatto ieri, si dà per scontato che abbiate imparato tutti quanti a disegnare. Vi ricordate tutto? Come promemoria c'è l'imbuto? No, l'imbuto, l'innaffiatoio. Questo lo usiamo come promemoria e lo mettiamo in un posto in cui... lassù. Più alti di 10 cm, ma non di 200. Un uomo alto, qualcuno di alto. Grazie. Ah, voilà. Il promemoria ce l'abbiamo, vi ricordate tutto, vero? Nella notte avete fatto vostre tutte le cose che abbiamo fatto ieri? Sì, ormai. Siete veramente dei bugiardi. Qualcuno ha fatto il compito e ce lo fa vedere a tutti quanti? Chi ci fa vedere il compito? Vai, Giulio. L'unica persona che ha fatto il compito, per cortesia. Facciamo frutta e fiori da casa, dai. Un ragazzo ha fatto il compito. Vieni. Salve. Carino. A loro. Allora. E anche a loro. Però voi potete spostarvi di qua. Certo, i colori. Non so se è acceso. È acceso, è acceso. È acceso. Perfetto. Lei è Serena. Allora, Serena, questa è la mia carta identità, o meglio, quello che si evince la carta identità. Quindi ho messo quello che amo fare in maniera, cercando di scrivere il meno possibile, ma benissimo. Ecco. Quindi ho detto, vabbè, una laurea in biologia ancora inutilizzata, e poi quello che amo fare, amo leggere, fotografare, disegnare e le torte, oltre che mangiarle. E poi, vabbè, ovviamente ascoltare musica, e poi qui nella mia bella nuvoletta ho messo cosa mi aspetto da questo corso. Non si vedrà molto probabilmente da lontano, ma ci sono io a disegnare, prima persone col punto interrogativo e poi... Persona, ovviamente dopo ci chiaro, capiscono, certo, ben poco. Certo. No, tutto no. Capiscono. Grazie mille. Sei tu? Sei tu. Manca il rossetto e via. È vero. Vai, aggiungiglielo. Qualcun altro che ha fatto il compito? Carta d'identità un po' approfondita. Poi le appendete se c'è spazio. Io ho fatto più la mia vita in un disegno. Vai. Tipo. Ok, quindi io ci ho messo l'architettura e la progettazione, le comunità intenzionali, gli ecovillaggi. No, scusami un secondo, ti fai. Ah, vai. Serena, aggiungi anche il tuo nome.
La cornice c'è, forse. Vedi, io ho messo il nome in fondo. È venuto in mente guardando in basso a sinistra. Con l'ombra giusta. L'ombra è perfetta. L'ombra è perfetta, no, ragazzi. Attenzione, è perfetta. Perché l'ombra è proiettata. 5 anni di architettura sono serviti a qualcosa, no? L'interno viene in qua. Perché è un buco. È tutto verso sinistra e verso il basso, ok? La lettera la devi vedere proiettata e l'interno anche slitta in qua. Certo, dopo la rivediamo un attimo l'ombra, non ti preoccupare. Quindi ci ho messo l'architettura e progettazione, comunità intenzionale con villaggi, la facilitazione dei conflitti che in questo momento si traducono nel portare in Italia, con passione, l'Oasis Game e l'arte del processo. E anche nello sperare di trovare un amore dalle parti di Roma, cioè tra Roma e la Sardegna. Però ho fatto anche un cuore più piccolo. C'è anche un cuore più piccolo in Puglia. Ma sì. Perché questa era la passione che è l'Italia e poi adesso che si traduce. Grazie. Cornice c'è, tu ci sei? Ok. Perché sono predominante. L'unica cosa, se ti posso dare un consiglio, lo so che sui fogli piccoli le penne sottili sono più facili da usare, però qualcosa che venga un pochino più in fuori è sempre meglio, perché soprattutto in questo caso che qualcuno deve vedere da lontano, ma in generale anche per te il tratto leggero, cioè il controluce, sì, e il tratto leggero è sempre un pochino più complicato da vedere. Comunque molto bello, grazie. Altra gente? Guarda che vengono fuori quelli che hanno fatto i compiti, eh? Aha. Adesso è fatta il biglietto da visita, pronti via. Io ho semplicemente ripetuto quello che abbiamo fatto ieri mattina, non ho utilizzato tutti i sistemi che abbiamo imparato durante la giornata, ho soltanto giocato un po' coi colori. Per dar rilievo a delle cose che per me erano importanti e ho modificato un po' la mia immagine che così mi piace di più rispetto a quella di ieri per dare il messaggio. Comunque non è vero, hai fatto praticamente le ombre anche tu. Sì, le ombre su tutto sì. Quanto, le ombre vincono. Grazie. Grazie mille Francesca. Voilà. Allora, io ti tocca il microfono, sai com'è? Non so disegnare, per cui puoi vedere che le scritte sono terrificanti, però questa sono io. Intanto hai fatto una cosa fondamentale, hai provato a usare un altro font, cosa sì. Che in pochi hanno provato a fare. Ci ho provato, sì, questo è il risultato. Io questo è quello che mi piacerebbe fare, forse sarebbe stato meglio evidenziarlo in un'altra maniera, però insomma ecco, questo è quello che vorrei dal corso. La cosa che ho fatto che mi viene sempre malissimo è disegnarmi con un'altra tecnica più o meno. E questo... Manca un tuo tratto distintivo nel tuo disegno. Ci di te. Ci metto il neo? Per esempio, okay. Per esempio. Ce lo metto subito. Benissimo. C'era l'albero. Ma l'albero ce l'hai sempre con te? Magari sì, magari ne hai uno appeso al collo, una spilla, una cosa, e allora può essere l'albero. Benissimo. Qualcun altro? No, mi sembra di capire dalle facce che abbiamo finito qua con i compiti. Benissimo. Cioè, benissimo, insomma. Allora, oggi dobbiamo parlare di conflitti. Accomodatevi pure, direi, un attimino. Ho cominciato a litigare. Infatti, l'aria è sì, anche io mi sono preparata. Facciamo un momentino di teoria e poi dopo ci lanciamo in un po' di sperimentazioni. Allora, intanto ci sono tipi diversi di conflitti, ovviamente, più o meno gravi, più o meno seri, più o meno diffusi, che coinvolgono più o meno persone, più o meno radicati, più o meno polarizzati, ma soprattutto diciamo ci sono due grandi categorie di conflitti. Ci sono i conflitti, chiamiamoli così, sociali, conflitti che riguardano le persone, il rapporto tra le persone,
e ci sono i conflitti che riguardano il rapporto tra le persone e l'ambiente. Noi ci soffermiamo su quelli che riguardano le persone, perché i conflitti che riguardano l'ambiente, purtroppo, vedono una persona confliggere con l'ambiente e l'ambiente subire impassibile. E soprattutto sono irrevocabili, come dire, non si può tornare indietro. Una volta che si è fatto un danno all'ambiente, quel danno è fatto per sempre. E quindi richiedono processi molto più complicati e complessi, e direi che oggi non ci soffermiamo su quelli, ma sono molto interessanti da affrontare. Quindi rimaniamo per un attimo sui conflitti, quelli che vediamo agire molto spesso attorno a noi, che succedono, che ci coinvolgono o che non ci coinvolgono, ma che in qualche modo possiamo provare a gestire. Il conflitto ha una sorta di escalation. Parte da cose piccole e poi, come dire, cresce sempre più fino a esplodere. E vi faccio un esempio. Io tempo fa ho lavorato in questo quartiere di Torino, è un esempio che faccio spesso perché secondo me spiega bene l'escalation. Lavoravo in questo quartiere di Torino di periferia di fronte allo stadio vecchio della Juve, e un quartiere fatto di grandi torri a 10 piani, molto popoloso, ma anche un bel quartiere tutto sommato, un quartiere popolare ma di quelli belli, nel senso gli appartamenti erano dignitosi, grandi, c'era molto verde tra le torri, questo verde addirittura veniva in qualche modo gestito dagli abitanti, cioè loro se ne prendevano cura, c'era la signora appassionata di rose che aveva piantato le rose, recintato la sua aiuola in mezzo con tutte le sue rose, c'era quello che aveva costruito la capannina della Madonna e aveva messo i pomodori attorno, c'era quello che si era portato insieme le nespole da casa dal sud e aveva piantato il nespolo, e miracolosamente a Torino fa un freddo cane, ma adesso so che anche qua fa un freddo cane e comunque il nespolo era cresciuto, e così via, per cui un posto di cui la gente si prendeva molta cura. Nelle case popolari, non so se voi lo sapete, ma nelle case popolari in teoria non c'è un caposcala, cioè non dovrebbe esserci una persona che si prende la briga di fare le cose per gli altri o decidere per gli altri, perché tutto dovrebbe ritornare all'ente, ma siccome l'ente è inesistente, spesso comunque non presente, e se tu devi cambiare una lampadina devi mandare 807 raccomandate, ci metti meno a comprarti la lampadina. Loro avevano stabilito che c'era qualcuno per ogni scala che un pochino più, insomma, un anziano in pensione, si prendeva cura della casa, delle lampadine varie, eccetera. Solo che questo signore in particolare di una delle torri si è sentito, come dire, molto preso dal suo ruolo. E in una giornata di settembre ha pensato bene di raccogliere tutte le foglie secche, le sterpaglie da tutte queste aiuole, no? Per fare un piacere a tutti, insomma, cercare di rimettere un po' a posto dopo l'estate, così potare qua, potare là. Ha fatto un bel cumulo di sterpaglie sotto casa. Lasciamo perdere il fatto che appiccare un incendio in città non è legale, ma lasciamolo proprio perdere. Però lui ha fatto questa bellissima catasta di sterpaglie. E alle 3 del pomeriggio, ha dato fuoco alle sterpaglie. Sentendosi anche, come dire, mi sono fatto un mazzo tanto per aiutare i miei vicini, saranno tutti contenti. Peccato che col fuoco mi vedono. Peccato che la signora del terzo piano aveva steso i panni bianchi e che il fumo che saliva dalla piera delle foglie aveva sporcato tutti i panni della signora. La signora non ci ha più visto, ma proprio. E ha iniziato a pensare a come vendicarsi. Questi signori abitavano sotto di lei, quindi lei ha preparato la salsa di pomodoro e appena la moglie ha steso i panni, ha versato la salsa di pomodoro. A quel punto, certo, vendetta, no, calda, era calda la salsa di pomodoro. Aspetta, a quel punto il nipote del signore di sotto ha rigato la fiancata della macchina del signore di sopra. Questo mi sembra già più. Il figlio è passato a dare una coltellata a quell'altro e la situazione è degenerata. Io mi sono... Che ho fatto? È una domanda. Ok. Ho dato la risposta. Grazie, la coltellata, grazie. Cioè,
Va bene, a quel punto ovviamente la situazione era diventata disperata. Io mi sono trovata a lavorare in quel quartiere per tanti anni e il tentativo che facevamo, avevamo un po' finito tutti i progetti sulla riqualificazione urbana e a quel punto dicevamo noi prima di andarcene da qua vogliamo che gli abitanti vadano d'accordo. E quindi abbiamo iniziato a organizzare queste riunioni per creare un decalogo di buon vicinato in ogni scala. Li facevamo scendere, bevevamo un aperitivo, mangiavamo qualcosa insieme e si discuteva su quali erano le cose che non funzionavano all'interno dei rapporti tra vicini, pensando, vabbè, le due regole, tutti amici come prima. C'è stato appunto un giorno in cui siamo arrivati nella scala dove era successo il fattaccio. Queste signore, ormai 75 anni, scendono. Era successo qualche anno prima, non tanto tanto no, però secondo me un 5-6 anni prima, fai insomma, ormai era quasi archiviato, cioè ormai erano andati per vie legali, gli avvocati, non so bene, insomma si sono chiariti, hanno aggiustato, non lo so. Però forse il processo era ancora aperto, però l'avevano gestita così, insomma, come nell'unico modo in cui potevano gestire, nel senso che era arrivata la polizia e poi da lì servizi sociali e quant'altro. Va bene, noi organizziamo questa serata, le due signore scendono, si siedono una di là, appena io mi giro per visualizzare, mannaggia me, queste due si sono picchiate, cioè scatta la rissa, le due signore 75 anni si sono prese a botte, ma proprio a botte sul serio, noi in quattro a dividerle, altro che disegnare, noi in quattro a dividerle perché erano potentissime, nel frattempo il signore che aveva bruciato le sterpaglie era morto, per cui cosa è successo? Che la vedova rivendicava il fatto che bisognava, cioè la memoria del marito non andava infangata, per cui c'era tutto un... A quel punto stava ricominciando il conflitto, noi eravamo senza armi di fronte a questa cosa, e ci hanno raccontato cos'era successo, ed effettivamente loro erano ancora molto astiose, nonostante fossero passati anni, questa cosa non si era risolta in nessun modo, perché la verità è che spesso quando comunque... Si arriva ad un accordo che è un accordo monetizzabile, nel senso, va bene, si va per vie legali, a un certo punto i due avvocati raggiungeranno un accordo oppure il giudice decide, però qual è il modo in cui decidono che viene rimborsato il disturbo, il fastidio, la cosa, il danno all'altra persona? Ma questo non mitiga gli animi, come dire, non li riporta a uno stato di serenità e quindi in realtà il conflitto rimane acceso. Pronto a riscoppiare alla prima micetta che tu scateni, anche involontariamente come nel nostro caso. È così, è così. E quindi è un po' su quello che bisogna riuscire a lavorare, un pochino sulla brace, su come spegnere davvero la brace o trasformare questa cosa in qualcos'altro. Io non so se voi avete delle esperienze, ma adesso verranno fuori, adesso magari me le raccontate. Io avevo chiesto, oltre al compito per casa, di portare oggi qua un vostro conflitto. Io direi, iniziate a disegnare su questi fogli grandi il conflitto che avete pensato. Ok, ognuno il suo. Ma quello di ieri? No. Uno nuovo dovevi portarne oggi. No, quello di ieri è un conflitto vostro personale, intimo, interiore e va bene così. Questo è un conflitto a cui avete assistito, come io ho assistito a questo delle due signore. Esterno a noi. Esterno a voi o che anche vi ha coinvolto, però un conflitto con qualcun altro, non con voi stessi, ecco, una cosa meno personale, di cui possiamo parlare, su cui possiamo lavorare. Può anche essere un conflitto in cui c'è solo uno che subisce. Sì, sì, sì. Come nell'ambiente. Sì, sì, sì. Sì, nell'ambiente è inerme, cioè l'unica differenza è come confliggere con un bambino, ecco. Io penserei a quello, no? In quel caso ha ragione per forza il bambino, cioè sicuramente adesso senza neanche che tu mi racconti la storia, ma ovviamente chi non si può difendere ha ragione per partito preso. Beh, non è vero. Quel bambino è stato! Allora provaci, dai, vediamo cosa è successo, dai, va bene. Non è violenza, non è... No, prendetevi però un po' di tempo per rappresentare questo conflitto in modo... chiaro, completo, usate tutte le cose che ci siamo detti ieri. Anche una cosa che abbiamo sentito che è successo un po' di tempo fa. Se la conosci bene, sì. Se è una notizia che hai sentito dal telegiornale, è un po'... Possiamo fare sì, certo. Abbiamo lo stesso conflitto. Sì, certo.
se avete un conflitto in comune, prego, fatelo pure insieme, se no separate. Cioè deve declinarlo. Raccontate il conflitto, descrivete il conflitto, poi dopo lo decliniamo insieme. Però per farlo lo vorrei fare su dei casi che voi avete. Poi dopo proviamo anche a sceglierne uno che vi racconto io e a recitare le parti e a vedere cosa succede. Intanto perché il modo in cui lo si rappresenta già fissa un punto di vista possibile, che è un punto di vista. Niente. Che è un punto di vista sul conflitto, non racchiude in sé la verità e non racchiude in sé tutti i punti di vista possibili. Quindi una grossa responsabilità che abbiamo nel rappresentare il conflitto è essere sopra le parti. Se però il conflitto ci riguarda o comunque noi siamo consapevoli che abbiamo un nostro giudizio rispetto a quel conflitto, chiaramente questa cosa va gestita. Adesso io vi racconterò una storia, vi chiedo però di mettervi a gruppi seduti con un foglietto davanti, come vi capita, i vostri tre colori, tutto quanto. Un foglietto per ognuno o un foglietto unico? Un foglietto unico. Magari prendete un foglio di quelli a tre o quelli che uso io, perché lo dividiamo a metà. Occhio quando spostate le sedie, sollevatele perché quei poveretti da casa sentono tutto il fruscio. Allora, io vi racconto una storia, vi chiedo di ascoltarmi con grande attenzione. Dividere il foglio a metà. No, no, con una riga. Ci siete? No, però c'è una confusione terribile. Allora, vi chiedo di fare una riga a metà del foglio, dividerlo in due parti, insomma, lavorare tutti su un solo foglio attorno al tavolo, ascoltare bene la storia che vi racconto e da una parte disegnarla o rappresentarla dal mio punto di vista, per cui come ve la racconto io, e dall'altra provare a disegnarla dal punto di vista immedesimandovi nell'altra persona con cui ho avuto questo conflitto. Ok? Insieme. Sì, 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 tutti insieme. Mentre tu la racconti, mentre la stai raccontando. Mentre la sto raccontando, ovviamente, dovete appoggiare il pennarello appena io ho finito. No, la mia, diciamo, la versione che vi racconto io la fate mentre io ve la racconto, l'altra vi lascio 10 minuti dopo per ricostruirla, perché ovviamente è difficile. Siete pronti? Parto? Partiamo con la tua versione. Sì, sì, partite con la mia versione, che ovviamente è quella giusta dei fatti. Cioè, i fatti sono andati come li ho vissuti io. Partite dalla parte. Oh, dalla realtà e poi dopo fate l'altra parte. Soggettiva. Allora, era in Africa. Sì, però partite perché io dopo non ripeto. No, cioè nel senso di se io metto le mani mentre la scrivi, cioè i disegni lo facciamo separatamente o uno? Vedete voi, uno disegna mentre racconto io e poi tutti insieme fate l'altra parte. Il personale è un po' lento. Vado? Pronti? Via. No, mentre ti metto. Ero in Africa. E dovevo costruire un ponte. Mi sono messa nell'unico punto in cui c'è un rimbombo terribile. Ok, va bene. Dovevo costruire un ponte sopra un fiume che collegasse il villaggio i villaggi, diciamo, all'ospedale. Noi però non disponevamo di grandi mezzi. Avevamo una jeep,
avevamo un argano a mano, avevamo dei tronchi, avevamo delle corde e avevamo dei pilastri già costruiti in mezzo al fiume e avevamo delle travi, 11 travi d'acciaio da spostare sopra i pilastri posizionandole in modo poi da poter fare la gettata che consentiva di andare dall'altra parte. Il problema qual era? Che le travi erano 11 e dovevano essere 12, quindi noi abbiamo lavorato un sacco per unire tutti i ritagli delle travi a formare un'ulteriore trave. Faceva un caldo terribile. E io ho pensato, fa caldissimo, mi metto i pantaloni corti. No, mo adesso questi, che mi sono messo i pantaloni corti. Perché era necessario, cioè dovevo lavorare e spostare tronchi, faceva un caldo boia, dove avevo caldo. Però mi sono tenuta la maglietta, non è che mi sono messa in costume. Ho solo messo i pantaloni corti sopra il ginocchio. Va bene, ai tempi ero giovane, potevo farlo. E ho iniziato a lavorare e il gruppo di ragazzotti africani che lavoravano con me si è fermato. Chiacchieravano tra di loro, non capivo un accidente. Gli altri che erano con me a fare questo lavoro mi guardavano per dire, beh, cosa gli hai detto? Cioè, perché li hai offesi? Hai detto qualcosa che non va? Perché questi non lavorano più? Che è successo? E io dicevo, non ho detto niente, sono arrivata, fa caldo, adesso mettiamoci a fare sto coso, adesso torneranno, si vede che devono chiarire qualcosa tra di loro. Poi sono arrivato un gruppettino di bambini, mi guardavano e ridevano come dei pazzi. E io continuavo a non capire, cioè ero assolutamente tranquilla. Faceva sempre più caldo. Mi sono arrotolata ulteriormente il pantaloncino perché faceva veramente caldo. Intanto arrivava, il sole era alto. E questi ridevano, ridevano, ridevano. Ma nessuno osava dirmi niente, anche perché tanto non capivo. Finché a un certo punto non sono arrivate due ragazze che stavano cercando di andare a prendere l'acqua al pozzo, quindi passavano di lì, anche loro mi hanno visto e loro, io le ho viste non impallidire perché non si vede in Zambia, però come dire, agitarsi, no? Agitarsi, sono venute da me molto arrabbiate e in inglese mi hanno detto, ma cosa fai, sei nuda? E io gli ho detto, che nuda de che? Cioè, sono la maglietta, ho i pantaloni, ho le scarpe, non sono nuda, sono vestita. No, no, tu sei nuda e sei... Cioè me ne hanno dette di tutti i colori, per fortuna per metà non capivo, e me ne hanno dette di tutti i colori e io ci sono rimasta malissimo, sono qua, vi sto aiutando, sto facendo una fatica pazzesca, eccetera, che volete da me? Voi state lì a guardarmi a ridere e mi hanno spiegato che per loro era un'offesa tremenda. Dopodiché loro se ne sono andate, a quel punto io mi sono molto risentita, ho detto sapete che c'è, il ponte ve lo fate da soli e me ne torno. Allora sono tornata tutta arrabbiata alla missione, tutta un po' così, e c'era il missionario e gli ho detto senti guarda io non ne posso più, questi qua ridono, quegli altri non fanno niente, arrivano due tizie, si arrabbiano. E lui mi ha guardato e mi ha detto no vabbè ma tu non puoi andare in giro conciata così, allora non sarà una bellezza però... Come devo andare in giro? E poi siamo in Africa, non è che uno ha tutti i vestiti a disposizione del mondo, cioè mi sono portata tre cose. E gli ho detto, sì, ma ti sei portata tre cose sbagliate, far vedere le ginocchia in Africa è come andare in giro a seno nudo. E io sono rimasta così e quindi mi sono vergognata tantissimo, perché io per tutto il giorno ero andata ovunque, al mercato prima, a fare il ponte dopo, sempre con le mie belle ginocchia al vento. E a quel punto mi sono vergognata tantissimo, da quel momento io ero diventata lo zimbello del villaggio, poi... e ho capito che in effetti le differenze culturali esistono e spesso si nascondono dietro una gonna non messa. Da quel giorno andavo in giro con i pantaloni corti, ma sopra avevo questa specie di pareo lungo fino ai piedi, avvoltolato tutto attorno tre volte perché non dovevano uscire le ginocchia mai. E questo è quanto. Ora l'avete fatto dal mio punto di vista, ora provate a farlo dal punto di vista delle ragazze che si sono arrabbiate.
No, quelle due che erano arrabbiate, sì, sì, per gli altri ridevano, per cui vabbè. Quella arrabbiata. Cioè, gli altri stra-ridevano. No, l'avrei fatto volentieri il conflitto, non sapevo cosa dirgli e quindi me ne sono andata, cioè ho reagito arrabbiandomi, andandomene e lasciandoli senza poter andare avanti nel lavoro, perché io me ne sono andata, non vi ho detto questa cosa, io me ne sono andata con la Jeep, per cui loro non potevano andare avanti col lavoro. Partite con l'altra versione perché sennò andiamo avanti tantissimo. Vabbè, una di voi faccia il prete che dice no e gli altri iniziano l'altra parte. Infatti sì, ma non le avevo. Le ginocchiere sarebbero state perfette. Un'ottima soluzione creativa, peccato che in Africa. In Africa le ginocchiere. No, i reggiseni no. No, perché loro vanno in giro a seno nudo. Le ragazze vanno in giro a seno nudo. Perché per loro quello non è niente di sexy. Perché loro allattano ogni momento. Per cui. Il prete ti diceva è come se da noi. È come se da noi tu andassi in giro a seno nudo. Per loro le ginocchia sono la parte più sexy del corpo. T'ha capito questi? Sì. Sono tirati da qua in giù. Sembra una televisione occidentale tutto un po'. Qualsiasi fa il cartellone pubblicitario da noi praticamente. Da parte delle ragazze che mi hanno aggredita, delle due ragazze, sì, perché gli altri ridevano, capito? Per loro è la parte più sexy del corpo, perché il seno nudo è normale da loro. Sì. È come se tu tranquillamente andassi al mercato a seno nudo, andassi a lavorare. È bruttissimo. Mi sono sentita proprio una schifezza. Però nei villaggi forse... La gente era chiusa in casa. Sì, no, infatti per loro è sconvolgente, è davvero sconvolgente. Cioè, io questa roba, è vero anche quando ti preparano, ti spiegano una serie di cose, ma non è che ti raccontano che cosa è sexy per un uomo africano. No, quello no, quello no. Quello magari non lo fai neanche qua, cioè di andare in mezzo al paese in costume. Eppure io li ho visti. Africa Oggi è una società laica, un'associazione laica che fa volontariato in Sud America e in Africa.
gruppo di Milano dell'Ordine. Ah, sì. Sì, sì, sì. Bello, anche loro fanno un sacco di cose belle, vero? Mi chiedevo se ricordavo. No, io no, perché appunto eravamo un gruppettino più piccolo. Però divertente, sono andata per due volte e tuttora faccio parte del loro coro e faccio un po' parte del direttivo. Mi piace molto. Poi ho imparato, però all'inizio ero un po' una sprovveduta. E va bene, normale. Che contributo pensate di portare? Allora, io studiavo architettura ai tempi, e però in realtà, tranne questo progetto che era un pochino più di costruzione, si andava proprio a fare lavori qualsiasi, cioè c'era da risistemare la scuola. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro. Erano in teoria campi di costruzione, noi portavamo un po' di soldi che avevamo raccolto durante l'anno e si realizzavano dei piccoli interventi che si potevano realizzare con quei soldi. E però l'altra cosa che abbiamo fatto è stato che dove noi avevamo la missione c'era questo ospedale che si chiamava Nutrition, dove le donne arrivavano con i loro bambini piccoli e in una specie di capanna, che replicava esattamente le loro capanne, gli insegnavamo come dare da mangiare ai bambini in modo sano. Quindi alternando le vitamine, insomma per quel che si può con le cose che crescono lì, però alternando il cibo, non sempre solo polenta, e poi con il fatto che se lavi i piatti poi non li metti ad asciugare per terra perché si risporcano, cioè come evitare un po' di microbi, un po' di cose. E siccome il modo per spiegargli questa cosa era insegnarglielo facendogli ripetere dei gesti come neurone specchio, ripetere i gesti che facevamo noi in modo da memorizzarli e ripeterli poi nelle loro capanne e poi cantando delle canzoni perché questo è il loro, loro modo per imparare, a loro piace fare così, si raccontano, si insegnano le cose a vicenda cantandole. E quindi cantavamo queste canzoni che spiegavano, ricordati che il piatto non si mette per terra piuttosto che... E quindi facevamo tante attività con loro, tante attività con i bambini, e poi c'era tutta la questione del pesare i bambini, controllare se stavano crescendo o non stavano crescendo, se stavano formando delle malattie oppure no, per sommi capi, un po' di prevenzione per l'AIDS, un po' di queste cose qua. Come mai vengono da qui, quindi all'interno? Capita che loro non si siano tra le braccia in lei e intuitivamente non hanno capito come funziona. Allora, un po' lo fanno, un po' la situazione è davvero difficile, un po' sono abituati ad alcuni tipi di malattie e non sono abituati ad altri. Quando io sono andata, fai conto che avevo io 20 anni, insomma stiamo parlando di 20 anni fa, c'era l'AIDS che era veramente molto diffuso, però non era una malattia ancora così conosciuta neanche da noi, cioè c'era, però si iniziava a parlarne, si iniziava a fare profilassi, però là immaginati, e ha falcidiato famiglie l'AIDS, soprattutto le donne. Da prima che da noi ovviamente, credo, però il problema è che cosa succedeva? Le donne morivano, quindi questa cura per i più piccoli passava alle sorelle maggiori, non alle mamme, e molto spesso non c'erano i tempi per passarsi le conoscenze, cioè era una malattia che distruggeva, come adesso l'Ebola, cioè muori nel giro di una settimana. No, non è una malattia storica. Gli uomini hanno iniziato a uscire dal villaggio, andare in città per trovare lavoro, andando in città andavano con le prostitute, il virus si è diffuso alla velocità della luce. Anche perché loro poi tornano al villaggio ma non hanno una moglie, hanno una moglie e una serie di altre mogli. Lì c'è di tutto. C'è di tutto, a seconda di chi ti dà da mangiare tu entri nella chiesa. Sì. Sì, è stato veramente difficile, però anche mi sono chiesta com'è che questi meccanismi non diventassero, erano un po' approssimativi e credo che la risposta sia che davvero mancava un po' una generazione. Cioè c'erano le nonne, c'erano le ragazzine. Quindi penso che prima dell'HIV queste cose erano tramandate? Alcune di queste cose sì, tipo il fatto di alternare vitamina A, no, perché non hanno idea del fatto, c'è problema di deficit di cibo, di carestie. Prima avevano avuto anche tutto il blocco del commercio con Sudafrica e in Zambia perché c'era l'apartheid e loro hanno osteggiato l'apartheid e quindi il Sudafrica ha chiuso i commerci con lo Zambia, li ha obbligati a chiudere l'aeroporto, ha fatto un disastro perché non gli arrivava niente e avevano solo le cose che riuscivano a coltivare da loro, ma lo Zambia è una terra sterile e tranne vicino ai fiumi, però se no nell'interno.
e dopo, no, dopo la situazione è migliorata un po', però perché hanno riaperto i commerci, quindi chiaramente alcune sostanze riuscivano, alcuni cibi riuscivano ad arrivare. È stato più facile anche per le ONG riuscire a portare carichi, perché non avendo l'aeroporto lì tu arrivavi in Malawi, poi dopo dovevi portarli di lì, ma il Malawi si tratteneva un sacco di cose, insomma era difficile. No, è stato bellissimo, un'esperienza bellissima. Poi ti racconto meglio, ora finiamo, se no. Già per le donne era assurdo che io potessi lavorare con gli uomini. Anzi, addirittura gli davo le regole, nel senso ero una donna bianca, per cui che assolutamente non sapeva come si saldassero due pezzi di ferro insieme, ma dovevo spiegare a loro, come infatti io poi non ci ho visto per 3 giorni perché ho saldato senza maschera. Sì, va bene, ma quello non fa parte del conflitto, quello fa parte della mia stupidità. Ci siamo? Avevamo una differenza fondamentale, io ero pallidissima e tutta rossa sulla faccia, loro erano... Sono stata in Zambia 2 volte, in Costa d'Avorio, e poi sono stata in Zimbabwe e Malawi, ma di passaggio.
Sì, ma è aperta. Il conflitto dell'agito, povero riracconto. Sembra una Cos'è successo? Come che sta male? Cos'è successo? Giulio? Che è successo? Cos'è successo a suo fratello? Avete più o meno, insomma, disegnato questa storia? Perché ve l'ho fatta disegnare? Perché se vi occupate di conflitti, vi troverete in alcuni momenti in cui qualcuno vi sta raccontando una storia. Non c'è l'altra parte che può raccontare la storia e voi dovete però ricostruire i fatti per come sono andati, spogliandoli di tutto quello che la persona che racconta e che l'ha vissuto in prima persona ci sta mettendo di suo, no? Quindi le sue emozioni, la sua arrabbiatura, il suo nervosismo, anche perché adesso io vi ho raccontato una storia stupida e di tanti anni fa, ma se fosse un conflitto un po' più serio che io sto vivendo in questo momento, chiaramente ve lo racconterei con un'enfasi, una rabbia, un'ansia maggiori, no? Allora, l'idea è che quando qualcuno vi racconta un conflitto, che ci siano presenti tutte e due le parti o che ce ne sia presente una sola, è bene che voi proviate a farvi uno schizzo, un disegno di quello che vi sta raccontando. E se non c'è l'altra parte, a provare voi a ricostruire quello che potrebbe essere stato il pensiero dall'altro punto di vista, in modo che la persona possa confrontarsi guardando con le due versioni dei fatti. Se c'è l'altra persona presente, invece, un buon esercizio è quello di chiedere a loro due di provare a disegnare il conflitto che hanno vissuto su due fogli e poi guardarli insieme. Questo per dal proprio punto di vista solo all'inizio. Questo permette a tutte e due intanto di prendere il conflitto e tirarlo fuori da sé, quello che avete fatto voi ieri con il vostro conflitto personale, e guardarlo in faccia. Intanto te lo sei tolto da dentro e lo puoi guardare. E poi l'altro vantaggio è che se puoi confrontare due modi di raccontare la stessa storia, capisci che ci sono sì tante cose che vedete in modo diverso, ok? Ed è il motivo per cui si è creato il conflitto, ma ci sono anche tante cose che in realtà vedete nello stesso modo. Oppure che il modo in cui l'altro l'ha rappresentato forse non è del tutto sbagliato, che tu ti eri dimenticato alcuni dettagli e quei dettagli però magari facevano la differenza per l'altra persona. C'è una storia che si usa sempre quando si parla di conflitti, che è la storia dell'arancia. Ci sono due bambine che si contendono un'arancia. No, l'ho vista prima io, è mia. No, ne ho più voglia io, è mia. No, la mamma aveva detto che l'arancia era per me. No, l'arancia è mia. E litigano. A un certo punto arriva la mamma e dice, spazientita, insomma ragazze, che c'è, un'arancia, fate metà per ciascuno. No, no, l'arancia è mia, la voglio io, è mia, no, è mia, è mia. Allora la mamma prende l'arancia, guarda le figlie e chiede a una, ma te a cosa serve l'arancia? Cosa ci devi fare? E lei gli risponde, io voglio farmi una spremuta. E tu perché vuoi l'arancia? Perché io devo fare un dolce, mi serve la scorza. A volte l'oggetto del contendere è proprio solo l'oggetto del contendere, in realtà per farne usi diversi si potevano accontentare entrambe. E questo succede in tantissimi conflitti, ci si contende una cosa ma di cui si vogliono fare usi diversi e magari sono usi assolutamente compatibili. Quindi, ascolto il racconto del conflitto. Osservo chi me lo sta raccontando, perché chi me lo sta raccontando esprime con il suo corpo, con le sue parole, cose diverse a volte. A volte uno è arrabbiatissimo e si agita, eccetera, e magari sta raccontando una cosa veramente banale, no? Insomma, una cosa proprio risolvibile, ma che per lui era una formica ma è diventato un elefante. Oppure anche solo mi vuole convincere e quindi sta usando una gestualità molto teatrale per convincere me.
che ha ragione lui. È quello che tipicamente avviene in tribunale. Nel senso che ovviamente, no, gli avvocati devono vincere la causa e quindi, olè, vanno uno show. Ma c'è un altro passaggio. Quindi io ascolto il racconto, osservo la gestualità, ma se sto ascoltando il racconto di un conflitto, posso iniziare ad usare un'arma, che è molto importante, riformulare. Quindi se ho capito bene, tu mi stai raccontando che, correggimi se sbaglio, hai detto questo? Ma quindi tu intendi dirmi che? Cosa succede? Che la persona arrabbiata che sta raccontando il conflitto e che sente me riformulare la frase con le sue stesse parole, a volte pensa no, io non ho detto quello, io non volevo dire quello. Tu mi stai fraintendendo, aspetta che te lo rispiego. Per rispiegarmelo, cambia tono e cambia parole. Se glielo riformulo una seconda volta, tutta la rabbia, in quel momento l'ha lasciata da parte perché penso a che fare con una stordita che non capisce niente, quindi mo devo spiegare bene le cose come un bambino di 3 anni, se no non ce la facciamo. E quindi me lo riformula in un altro modo ancora. Questo è quello che si fa normalmente nella gestione dei conflitti, ma si usa, in questo modo stiamo usando le parole. Il problema qual è? Che a forza di riformulare e cambiare parole, lui si sente un po' confuso su quello che è il suo conflitto, che è una delle armi, cioè confonderlo è una delle armi, ma assolutamente. Però è quello il momento, secondo me, in cui chiedergli per favore, provi a rappresentarmelo, provi a disegnarmelo. Me l'hai raccontato, io ti ho ascoltato, ho provato a capire, provi a rappresentarmelo, così lo mettiamo là, così anche è prova di stupido, cioè, l'avete visto, no? Sono chiarissimi i conflitti che avete disegnato. Posso? Sì. Nel momento in cui questa riformulazione proposta ritrova un muro, cioè, sì, sì, proprio come ho detto io, proprio così. Se è proprio così, è proprio così. Allora, in quel caso dici, benissimo, me lo disegni per favore? Uno dice, non so disegnare, no. Fa niente, mi fai 2 tratti, oppure te lo disegno io, però aiutami a disegnarlo, aiutami a disegnarlo, perché in questo modo... Allora, partiamo... Ci arriveremo meglio domani, però diciamo che se uno viene a parlarti di un conflitto è perché o tu sei il suo avvocato, o ha bisogno di risolvere questo conflitto e sa che tu gli puoi dare una mano... O tu sei un mediatore e entrambe le parti hanno deciso di rivolgersi a un mediatore per venirne fuori in qualche modo, o è talmente convinto di aver ragione, che lo dice a tutti perché vuole farsi forza dell'appoggio e del sostegno degli altri, no? Se no uno non lo racconta un conflitto. Se hai un conflitto e ti senti insicuro sul tuo conflitto, te lo tieni per te. Assolutamente, però se è venuto da te è perché sta già cercando di risolverlo quel conflitto, se no non vi coinvolge, non cerca un facilitatore, un... Cosa? Conflitto fra due, no? Se ci sono 2 persone, stessa cosa. Prima lo fa uno, poi lo fa l'altro. Prima uno ti racconta, poi l'altro ti racconta. Allora, attenzione, va bene, allora facciamo un passo indietro. Una cosa è la facilitazione, un'altra cosa tutta diversa è la mediazione. Un'altra cosa che sta nel mezzo è la negoziazione. Allora, la facilitazione è la facilitazione di un processo, diciamo che è fatto così, guardate, ho preso l'unico pennarello che non scrive. Grazie. Allora, diciamo che... Allora, diciamo che se l'interesse, cioè quello che è il problema è chiaro, il problema da risolvere è chiaro, ok? E le soluzioni sono chiare a tutti, non abbiamo niente di cui parlare, ok?
abbiamo una soluzione che è già, cioè abbiamo una situazione tranquilla, facile, semplice, ok? Chiamiamola, mettiamo un ok. In quel caso, se sia l'interesse comune è lo stesso, sia la soluzione già individuata, si tratta soltanto magari di definire dei dettagli. Per fare questo basta che due persone si mettano lì, abbiano voglia di fare, sistemino e fanno, ok? Se invece l'interesse è comune, nel senso si sa qual è il problema, si sa che cosa bisogna affrontare, ma non si conoscono ancora le soluzioni, allora siamo in quella situazione in cui si usa la partecipazione o la facilitazione, cioè serve qualcuno che ti aiuta a capire quali possibili soluzioni si possono individuare per risolvere una cosa. È come quando sono un po' quei processi che si fanno per, non so, migliorare uno spazio di una città, piuttosto che trovare un progetto per i giovani, immaginarsi delle attività da fare. Non c'è nessuna belligeranza in corso, nel senso semplicemente faciliti un processo di decisioni, ok? Affini una politica. Adesso ho messo le scritte un po' a cavolo, per cui diciamo che questo era: se l'interesse è comune e la soluzione non si conosce, qua ci sta la facilitazione. Se invece le soluzioni sono chiare, ma abbiamo visioni diverse del problema, ok? Sappiamo che c'è un problema, però questo problema lo vediamo in modi diversi, ma la soluzione è unica. Si tratta di, come dire, mediare o di negoziare. E qua la differenza sta nel fatto che la negoziazione è un processo che si può fare con un facilitatore, di nuovo, con una persona che aiuta a sviscerare il conflitto, quello che possiamo arrivare a fare noi, ok? Noi possiamo arrivare a occuparci di negoziazione creativa dei conflitti, di gestione creativa dei conflitti, quindi noi lavoriamo un pochino di più su questo. Però diciamo, se la situazione invece si incancrenisce e servono i legali, e noi non siamo avvocati, allora si può chiamare un avvocato mediatore, si può chiamare un mediatore o un professionista che di lavoro fa il mediatore e fare lo stesso lavoro, ma in maniera, diciamo, un pochino più strutturata, perché lì si va anche su una questione di compensazioni economiche, si deve capire se andare in processo oppure no, se si può risolvere la cosa diversamente, però deve subentrare la legge, come dire, cioè vuol dire che la situazione richiede che si guardino le leggi. Noi possiamo occuparci della negoziazione, però siamo in quest'ambito qua. Il problema viene visto da punti di vista diversi e le soluzioni possibili sono una o più di una, però sono soluzioni che si possono trovare, ok? Quando invece, e siamo a Israele e Palestina, il problema è visto da punti di vista diversi, le soluzioni sono assolutamente inconciliabili, non si trovano, siamo in un momento di impasse. E qua non ci piove, qua non si può fare quasi niente, tranne che avviare un processo, c'è la guerra, può anche non esserci la guerra, può essere anche una situazione veramente grave tra parenti, non so chi di voi aveva fatto lì, c'erano due sorelle, non so, due fratelli che non si parlavano più e alla fine morivano tutti e gli eredi litigavano tra loro e anche questi morivano, insomma, una tragedia da cui non se ne viene fuori. In questi casi bisogna riuscire a portarli o di qua o di qua. Cioè, o a capire bene qual è il problema e quindi avviare un processo di questo tipo, arrivare a concordare sulla definizione del problema, arrivare a concordare su una soluzione possibile e ragionare in termini un pochino più semplici, ok? Diciamo che da qua è più facile arrivare qua, arrivare là è proprio fantascienza, cioè devi avere delle doti pazzesche, perché vuol dire che sì, cioè è più facile far ragionare una persona sul suo interesse, cioè fargli tirare fuori l'interesse che non la voglia di risolvere. Quindi diciamo che da qua è più facile passare di qua e poi c'è da fare tutto questo processo. C'è un alto interesse di affrontare la cosa. Allora, diciamo che questo è meno e più, e questo è meno e più.
No, scusami, questo è più, questo è meno. Sì, l'avevo disegnato male, infatti prima mi stavo chiedendo come cavolo avevo messo gli assi. Così. La freccia va dall'altra parte. Sì, la freccia va di qua in realtà. E di qua non c'è. Ecco, così. E questo è uno schema in generale. Di fatto, però, parlare di mediazione e di negoziazione significa parlare di processi molto diversi, in realtà. Io mi sono sempre occupata e mi occupo di negoziazione. Due strumenti che portano. Sì, solo che, sì, diciamo che sono strumenti che partono da basi uguali, che praticamente affrontano il problema in modo uguale, però per uno dei due devi avere un titolo dichiarato in questo momento, cioè devi avere... deve aver fatto una formazione. Non mi piace parlare di mediazione in questo momento perché c'è una grande guerra tra gli avvocati e gli avvocati mediatori e la legge continua a essere ritirata, riformulata, riproposta, ritirata, riformulata, riproposta e c'è un momento di impasse tra di loro che stanno gestendo malissimo. E quindi forse preferisco rimanere un pochino più sulla negoziazione o sulla gestione creativa. Perché invece questa è una cosa di cui possiamo parlare, che possiamo maneggiare, che non ha bisogno di una legge. E iniziamo a parlare da lì, perché sennò si parla sempre di che cosa si potrebbe fare, è peccato che non si può. Invece noi possiamo fare delle cose, quindi facciamole. Ok, allora... Dicevamo, è vero che le parti devono avere la voglia di collaborare, perché sennò non si siedono a un tavolo di negoziazione. Considerate che io ho sempre lavorato con gruppi e mai con coppie di persone, quindi non mi è mai successo di avere a che fare col marito che litiga con la moglie, piuttosto che perché non sono uno psicologo e non sono un avvocato, e non mi è mai nemmeno capitato di lavorare con due fratelli che si contendono l'eredità. Io ho sempre lavorato con gruppi. O gruppi contro uno o gruppi contro gruppi. E quindi siamo decisamente in questo ambito qua. E l'altra questione è che non esistono i soldi. Nel senso, di tutto si può parlare, ma non di compensazioni monetarie. Bisogna trovare soluzioni che non sono monetizzabili. Perché non ci sono i soldi, cioè nessuno di noi mette sul tavolo dei soldi, per cui... Che è l'inizio di una buona strada, mentre la mediazione il più delle volte comunque comporta il fatto che una delle due parti viene risarcita. Quella legale. Si prova in altri modi, però di fatto una delle possibilità è quella di... Una lotta proprio tra i mediatori legali, no? Certo, certo, certo. Ok. Quindi, tornando qua sopra, diciamo che le parti che sono sedute al tavolo digrignano i denti, ma alla fine si sono sedute al tavolo, ok? Vuol dire che prima è stato fatto un percorso per cui parli con un gruppo, parli con l'altro gruppo, cerchi di capire, volete rimanere in questa situazione di impasso? Proviamo a discuterne. E quindi ci sediamo a un tavolo. Diamo quindi per scontato che le persone che sono lì sono arrabbiate e nere, non ci credono neanche un po', ma ci provano, ok? Mettiamola in termini soft. E quindi che facciamo? Appunto, chiediamo di raccontare le due versioni dei fatti, due, tre, quattro, a volte sono più di due gruppi, eh? Non è sempre detto che ci va bene che sono un po' lo positivo e un po' lo negativo, a volte ci sono le sfumature di grigio in mezzo. E quindi ascoltiamo tutte le parti che ci raccontano il loro punto di vista, osserviamo come si muovono, ci prendiamo degli appunti delle nostre osservazioni di quello che abbiamo ascoltato. Proviamo a riformulare, soprattutto nei momenti in cui vediamo che si stanno scaldando i toni. Parte la parolaccia, parte l'insulto, eccetera. Proviamo a riformulare in modo da abbassare i toni, da fargli cambiare il modo di raccontare quella cosa, che è sempre quella cosa però, perché uno è convinto di quello che sta raccontando, non è che cambia i fatti, però cambia i toni e i modi in cui te li racconta, la gestualità... È meno aggressiva, non si alza più a dire lui, perché lui, bastardo.
Ma magari, cioè, la seconda volta che glielo chiedi non è che lui si rialza e gli ridà del bastardo, non è che rifà la stessa scenetta a rallenti 20 volte. Chiaramente cambia atteggiamento, rimane seduto e dice lui è un bastardo e ha fatto questo, questo. La terza volta che lo riformula lui non è più un bastardo, ma scusami, Giulio, ovviamente niente di personale. Niente di personale, ma insomma cambia i toni, no? Sai cosa? Dobbiamo farle con il microfono le domande, perché mi sa che tu sei dietro la colonna. Perdonami. Lo so, ma invece ti tocca. Se chi sta conducendo è impelagato in una delle due parti, perché magari per gli psicologi, per esempio, non possono psicanalizzare persone che conoscono, persone che conoscenti o amici, lontani anche, no? Perché non avranno mai una visione sopra le parti. Esatto. In questo caso non si può fare. No, allora, non è che non si può fare, diciamo che è buona norma che il mediatore o il negoziatore, insomma, il facilitatore del processo sia sopra le parti. Mm. Ok. Partendo dal presupposto che nessuno è mai completamente neutrale, perché noi ragioniamo, noi abbiamo dei valori nostri, abbiamo delle cose in cui crediamo e contrariamente all'avvocato che è pagato per difendere una parte, sposarla in pieno, se uno violenta un bambino, per me, certo. Ma può veramente raccontarmela finché vuole, ok? Io non sarò mai sopra le parti. Allora puoi o rifiutarti di, se non ti riconosci, cioè se proprio non ce la fai puoi rifiutarti, però diciamo che tu hai la consapevolezza che non sei sopra le parti, ok? Che non sei neutrale. Però magari non c'entri niente con quel conflitto, cioè sono hai due gruppi pensiero. Che si contendono un territorio, e te vivi da un'altra parte, non te ne può fregare di meno. Ascolti e ti fai un'idea, ok? Cercando di non esprimerla fin lì, la tua idea, fin lì. Ma il negoziatore entra anche nei contenuti, mentre il facilitatore no. Il facilitatore facilita un processo, la partecipazione è un processo. Ok? E il facilitatore può essere parte di quel processo, avere un interesse in quel processo, ma perché tutti abbiamo qualcosa da guadagnarci se quel processo va bene, e però di fatto lui conduce attraverso dei metodi, no? Alla creazione di soluzioni, progetti, programmi, idee, eccetera. Quindi questo è un processo tutto in positivo e il facilitatore conduce il processo. Non entra nei contenuti, nel senso non decide, non suggerisce che cosa bisognerebbe fare, lascia che le idee emergano dalle persone facilitate, ok? Nel caso della negoziazione, il facilitatore ha anche delle competenze di contenuto, deve conoscere bene il fatto e può provare a suggerire a un certo punto delle possibili soluzioni, quindi assolutamente sì. Quindi quando il facilitatore si occupa di una negoziazione, di un conflitto, in qualche misura esprime un suo punto di vista, non all'inizio, ok? Arriverà una fase, lo vediamo tra un po', arriva il momento in cui anche il negoziatore a quel punto diventa uno dei tre attori che spariglia, io sto di qua, io sto di là, la maggioranza sta di qua, la maggioranza sta di là. Porta altre... Porta un'altra idea, propone altre idee diverse. Non vuol dire sì, do ragione a lui, no, do ragione a lui. Semplicemente propone altre idee. Prova a alzare l'asticella. Questo è il suo compito. Ok? Anche del mediatore? È anche il compito del mediatore, ovviamente. La mediazione, appunto, vi dicevo, sono la stessa cosa, soltanto che la mediazione è una mediazione che è intesa in Italia come mediazione legale. E quindi chiaramente tu hai... il mediatore, due avvocati delle parti e le parti. C'è anche quella familiare. C'è anche quella familiare. O quella intergenerazionale. Assolutamente, però era per dire che devi avere, come dire, una formazione specifica e hai un ruolo... psicologo. Bravissimo. E per carità, lo posso fare anche io, posso iscrivermi anche io a un corso di mediazione, io insegno ad alcuni corsi di mediazione, però... non me la sento di definirmi un mediatore, perché appunto non ho quel corso di studi, non ho, cioè non so niente del codice per me, e per me appunto non si può arrivare a una soluzione monetizzabile. Seguo altri percorsi. Ok, fin qua tutto chiaro? Ok.
Allora, una volta che ho riformulato, dicevo, io mi sono preso i miei appunti e li ho rappresentati, li ho disegnati. E li posso proporre a loro per capire, è un altro modo per riformulare. Guardate, io ho capito questo e ve l'ho rappresentato così. Vi ci riconoscete? Ci sono delle cose che ritenete io ho disegnato in un modo, invece voi le intendevate in un altro, vogliamo rivederle. Provate a disegnarlo voi. Lo vedete, ho usato tratti semplici, potete farlo anche voi. Provate anche solo a mettermi le parole chiave, anche solo ad aiutarmi con un colore a segnare i momenti critici davvero, no? Quindi è una cosa che gli chiedete di fare in maniera, non per favore fammi il disegnino, ma insieme proviamo a farlo questa cosa, no? Proviamo che ognuno segna le sue, ok? E questo ci permette di fare un passaggio importantissimo. Un passaggio importantissimo, staccare le persone dal problema. Guardate che questo risolve l'80% del conflitto. Smettere di accusare le persone quando sei arrabbiato per un problema. Distaccare il problema, che è una cosa oggettiva che si può smontare, rimontare, affrontare, spezzettare, aggredire, prendere a calci, distruggere o tenere lì, mentre le persone non le puoi spezzettare, aggredire, distruggere, eccetera, non serve a niente, non porta da nessuna parte. Quindi separare le persone dal problema è proprio la prima cosa. Per farlo in un modo non dichiarato, ma agito, c'è bisogno che loro si concentrino sempre di più su una rappresentazione oggettiva dei fatti, del problema. Sì, perché poi loro continueranno a dire, certo è successo questo perché quel demente ha fatto, ha detto, ha... Però è come se pian piano questa cosa l'allontanassi da te, la guardassi con un certo distacco, no? Quando tu fai un disegno bellissimo, ok? Finché tu sei a un centimetro dalla tavola, tu non è che la vedi tutta insieme, ne vedi un pezzo, vedi tutti gli errori, vedi tutte le cose, però la vedi, no? Quando tu fai un passo indietro dici sì, fa schifo, però però sì, va bene, si capisce, no, questa no, però tendenzialmente si capisce, ok? Anzi no, forse se io qua adesso ci metto un po' di cose si capisce meglio, forse se io la guardi in maniera più oggettiva. Devi prendere un passo di distanza dalle cose per poterle guardare. Finché ce le hai dentro di te, tu rimugini. E su che cosa rimugini? Non so se vi è mai capitato di avere il fidanzato, la fidanzata, la moglie, il marito, una persona cara lontana. Guardate, non voglio prendere il caso di prima, però avere una persona cara lontana e avere una discussione e sapere che però questa persona la rivedrai tra un mese. In quel mese, quella discussione diventa una specie di terza guerra mondiale, oppure l'altra persona diventa quello che tanto non capisce niente, tanto guarda, aspetta, tanto e quando arrivi finalmente davanti alla persona ti sei pure sgonfiata, nel senso che non hai più niente da dirgli quasi, no? Perché da un lato è matta finalmente di rivedere quella persona e dall'altro hai il fatto che però non vi siete chiariti e che quel problema è rimasto. Non è stato affrontato, magari non esce in quel momento lì, ma appena a casa un'altra volta, ta-da, è la che ti aspetta. Ma se il problema, scusami, è la relazione, come fai a staccarla dalle persone? Cioè, c'è sempre un modo di oggettivo. Non è la relazione. Non è mai. La relazione non è la persona. Sì, no? Cioè, la relazione non è la... Sì, cioè, non è la persona. Cioè, capire che il problema è soltanto... Il problema non è che lui non arriva, o lei non arriva a capire. Perché è stupido, ok? Ah. Questo è quello che tu racconti a te stesso per avere ragione a tutti i costi. Il problema è che o io te l'ho detto male, o tu non avevi voglia di rispondermi bene, mi stai punzecchiando e mi hai risposto male. Quindi è la comunicazione. Quindi abbiamo un problema di comunicazione. È un problema di comunicazione, si può affrontare. Invece se io penso che tu sia ritardato e stupido, non lo posso affrontare. Ti sto dando un limite per cui... Non possiamo più fare niente, non ho più voglia di parlarti, non ho voglia di ascoltarti, penso che tanto non mi capisci e poverino te. E io sono super bravo che invece capisco tutto e dico tutto bene,
e da lì non se ne esce. Quindi separare le persone dal problema, questa cosa è importantissima, non lo si riesce a fare mai quando ci riguarda in prima persona, ed ecco perché è utile avere una persona che sta in mezzo e che ce lo ricorda. Poi magari diventa anche un po' una cosa che uno impara a fare, però vi assicuro che io in famiglia non ci riesco. Aiuta un po' a capire che cosa vuoi dell'arancia, cosa volevi ottenere, e hai usato il mezzo giusto per ottenere la cosa che volevi ottenere, perché l'altra questione importante, oltre al separare le persone dal problema, è che tutti devono ottenere quello che volevano. Per risolvere un conflitto le parti devono essere soddisfatte entrambe. Si chiama soluzione win-win. Sì, devono esserci due vincitori, non un perdente e un vincitore. Ok, quello là comunque. Adesso ci arriviamo a quello là. E perché ci siano due vincitori? La questione è che le due parti devono riuscire a guardare bene che dinamiche hanno messo in campo. Ma abbiamo un altro problema, prima di arrivare alle dinamiche. Dopo torno a farvi disegnare, volevo spiegare un po' di cose per darvi degli elementi. Spesso, se c'è un conflitto tra due parti, quel conflitto si accende, intanto soprattutto nei conflitti di gruppo, però vale per tutti. Si accende perché ci sono delle posizioni. Perché ci sono delle posizioni? Ci sono due posizioni diverse, ok? Ma da cosa è fatta una? Di che cosa è fatta una posizione? Proviamo a capire di che cosa è fatta una posizione. Da pregiudizi, punti di vista, convinzioni. La storia pregressa. La storia pregressa. Sì. La propria emotività. C'è un altro ingrediente, purtroppo. Le proprie visioni. Cosa? Le proprie visioni. Purtroppo, quindi. Sì. Le aspettative. E la questione dei ruoli. 10 anni in associazione. Eh sì. Allora, la questione dei ruoli. Partiamo da là. Tutte le altre cose sono assolutamente vere, fanno parte del nostro modo di essere, di porci di fronte alle cose, ok? E anche un po' del fatto che nella vita per stare al mondo bisogna essere un po' combattivi, e quindi uno tende, come dire, ad avere i suoi valori, le sue idee, le sue convinzioni e sperare che nessuno le faccia crollare, perché sennò un po' crolli tu. Per cui a volte questa cosa ci serve, è anche una cosa positiva, non è proprio sbagliato avere delle posizioni, non è sbagliato in assoluto, è sbagliato in un conflitto, osservare solo quelle. Perché diciamo che se l'80% della posizione dipende da queste questioni personali, c'è l'altro 20% che è fatto dei ruoli, del ruolo che si vuole avere e delle aspettative. E allora, rispetto al ruolo, io a volte prendo una posizione perché? Prendo una posizione perché quel conflitto mi permette di far carriera, di fare bella figura, di far vedere che sono un leader, di far vedere che io non mollo mai, di dimostrare che io so argomentare le cose in modo convincente, di essere il vincitore. Ma io voglio avere un ruolo che mi venga riconosciuto dagli altri che stanno assistendo a quel conflitto e che sia un ruolo, come dire, positivo, anzi a volte anche la mia chiave di svolta per veramente dimostrare al mondo che ci sono. C'è anche il tema del potere, no? C'è assolutamente il tema del potere. Possiamo dire che noi non vogliamo nessun potere, ma in realtà con le dovute sfumature dobbiamo dire il dimensionamento, ognuno di noi un po' vuole avere potere. Nel tuo conflitto con tua figlia, o nei miei conflitti con i miei figli, che sono uguali, per riportartela a me, questa cosa è verissima. Io non vorrei mai avere un potere sui miei figli, ma se voglio avere autorevolezza sui miei figli, in ogni caso, e i miei figli sono piccoli, per potergli insegnare delle cose, a volte devo fare la dura.
ed ecco che assumo un ruolo. Ed ecco che nel conflitto io ho un ruolo ben preciso, che non c'entra tanto, cioè c'entra con i valori che gli voglio passare, ma c'entra anche col fatto che col mio carattere, ma c'entra anche col fatto che io ho bisogno che lui faccia quella cosa lì, perché è pericoloso se ne fa un'altra, perché può danneggiarsi, o perché comunque mi riconosca il fatto che io sono una mamma e lui è mio figlio, e che deve apprendere delle cose anche che non gli piacciono, anche di cui non è convinto, anche che capirà quando avrà 40 anni dei figli a sua volta. Ok? Però questo gioco delle parti c'è, e non è sempre un gioco, non ho sempre ragione nell'avere quel ruolo, Però ce l'ho, me lo prendo. Come lui si prende il suo ruolo di figlio, che mette il muso perché vuole averla vinta, perché lui è piccolo, perché lui vuole essere compreso, coccolato, eccetera, eccetera, eccetera. Però a volte per risolvere dei conflitti potresti giocare a invertire i ruoli, no? Assolutamente, ma adesso arrivo a farvi fare questa cosa qua. Quindi le posizioni sono dovute spesso a questo, c'è anche questo, e poi ci sono le aspettative. Ma se io vinco questo conflitto, che mi porto a casa? E se io perdo questo conflitto, oltre a perderci la faccia, che perdo? E uno due calcoli in testa si fa, non economici, ma due calcoli anche rispetto al proprio mondo di relazione, al proprio, alle cose che vive, no? Cioè, quel conflitto, se è un conflitto serio, non è una stupidaggine, modifica lo stato delle cose. Quindi se c'è un vincitore e c'è un vinto, il vincitore avrà delle cose in più e il vinto avrà delle cose in meno. C'è poco da fare. Bisogna... E una persona sa benissimo quale sarà la cosa in più e la cosa in meno. E ci mette dentro pure quello. Quindi le posizioni sono molto negative da considerare, perché sono un mondo che l'altra parte non capirà mai. C'è dentro tutto il tuo passato, chi lo diceva, c'è dentro, ci sono dentro le tue emozioni, è un mondo, l'altro non lo capirà, perché l'altro ti conosce o ti vede in un momento in cui tu stai dando il peggio, non ce n'è, cioè tu stai lì che urli, sei paonazzo, bruttissimo, con i capelli così, sì, e con la vena che deve pensare, cioè, se te, tu sei veramente quella persona lì, io scappo, sto lontano, cioè con te non voglio averci niente a che fare. Quindi diciamo che se ci si basa solo sulle posizioni nel momento del conflitto è un po' poco, non so come dire, ed è un po' difficile arrivare a scardinarle, a comprendere, ed è anche un po' sbagliato volerle scardinare. Ma c'è una cosa fondamentale, noi agiamo su un terreno comune, in quel momento ci interessa una cosa che interessa a tutte e due, e si tratta di capire qual è l'interesse vero che sta dietro alle posizioni. E di nuovo l'interesse vero è oggettivo o oggettivabile. Perché lei... Scusami, non vedere questo. Sì. Scusa? Non si può apposta. L'interesse è a tutte e due. Allora, vuol dire che noi stiamo lavorando su un campo comune, nel senso stiamo giocando sullo stesso terreno, ok? Ed è un terreno che condividiamo, che diamo per scontato magari, ma condividiamo. Ok, siamo in un posto che è il nostro posto, ok? Per cui agiamo in un terreno che in qualche modo non si sa dove ce l'abbia, ma ha dei punti che sono anche un po' la comfort zone. Comunque sicuramente è un terreno che noi conosciamo, su cui ci possiamo muovere, ci vogliamo muovere. E abbiamo sicuramente un'altra cosa, abbiamo un interesse concreto in comune. Si tratta di capire qual è l'interesse in comune, o quello che in altri campi si chiama la posta in gioco. Che non è quello che voglio portarmi a casa io, è quello per cui sto facendo tutto sto casino, che di solito è dichiaratamente qualcosa non per me stesso ma per tutti. Sì, tipo per vivere meglio. Per vivere meglio, per avere un climato positivo in casa, un figlio educato, per poter... non mi ricordo più che cosa succedeva, Aldo, nel tuo conflitto, ma insomma per poter avere una rigenerazione urbana che ha un senso e che, di cui tutti possiamo godere. Aspettate, non mi ricordo più tutti quanti, insomma. Per un condominio, sì. Per vivere meglio in un condominio, per... insomma, ognuno ha i suoi. E c'è sempre questo interesse. Per costruire un rapporto con gli africani che mi permetta di non venire derisa o aggredita, ma di poter costruire questo benedetto ponte insieme. Sì, sì. E io avrò la felicità e la soddisfazione
di avere fatto qualcosa con voi, di avere un nuovo gruppo di amici, di persone con cui mi sono confrontata e di sapere che tra l'altro insieme abbiamo fatto una cosa utile ai più. Ok, chi se ne frega se lo inginocchia di fuori o no, però a te fa piacere che io ce le abbia coperte, me ne copro e, sì, e tu magari la smetti, cioè capisci che io invece preferirei non vederti con le tette al vento, adesso non lo so, però cioè, proviamo un punto di incontro. Però il nostro, non so come dire, c'è sempre. Non è possibile. Non è possibile. C'è sempre un interesse comune. A volte ci vuole tanto tempo per farlo venire alla luce. E si usano tanti metodi diversi per farlo venire alla luce. Ora ci fermiamo qua senza arrivare alle soluzioni per ora e lavoriamo un pochino su questi pezzi qua. Ok? Posso interrompere un attimo? Sì? Perché dovrei avvisare il ristorante, scusate ragazzi. Io non so neanche che ore siamo, col fatto che non uso l'orologio e che non ho con me il cellulare adesso. Allora vorrei sapere al volo chi pensa di venire a mangiare al ristorante. Io perché ci siamo trovati bene. È un altro oggi. Andiamo un altro, sì. Ma tanto qua ci andrà bene. Sì, sì. Non hai capito già. Va bene, quindi sì, di sicuro uno, ci siamo. Due, tre, e anche Giorgio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, tutto chiaro fin qua? Altri dubbi, questioni, cose? No, non c'è un problema. No. Ci spiegherà anche il caso. Assolutamente sì. Prima mi faccio fare delle cose. Perché ci sono delle chiavi di volta. Quando dicevi gli interessi, anche la posta in gioco, no? Cioè, il motivo... Diciamo che in alcuni metodi si chiama l'interesse comune, in altri metodi si chiama la posta in gioco, metodi che lavorano di più. E vale veramente comune se stiamo facendo tutta questa lotta? Ce n'è sempre uno in comune, ce n'è sempre uno in comune, si tratta di scoprirlo, il vero gioco sta là, scoprire qual è questo benedetto interesse comune, che a volte viene negato, per mesi viene negato, per anni viene negato. Magari è distruttivo, non nelle due parti, è proprio distruttivo. Assolutamente, ma la distruttività fa parte della posizione. L'essere distruttivo fa parte della posizione che tu hai assunto in quel gioco. Più tu spogli la persona della sua posizione, o comunque gli dici guarda, ho capito, hai questa posizione, mi sta benissimo. Però adesso torniamo al problema. Il problema è oggettivo e a me interessa capire qual è la questione oggettiva che ti sta a cuore su questo problema, al di là della figura che ci fai, al di là delle emozioni che ci metti. Ma torniamo là. E adesso poi pian piano ci arriviamo. Se facciamo in tempo prima di andare a mangiare, volevo farvi fare uno o due esercizi. Ecco. Oh. E va bene. Perché se no vi dimenticate che dobbiamo disegnare. E invece la posta in gioco è anche più bella di che sto immaginando. Allora. Una domanda che non c'entra, sì. Quindi sono contesta, ma tu mescoli il tuo stampatello e il tuo... Io sì, perché sono malata. Ma cioè, non è una malattia, non è una tattica. È una tattica per far risultare. È semplicemente perché mi piacciono alcune lettere stampatello e altre mi piacciono dei colori. Il maiuscolo e altre il minuscolo. Però è anche vero che secondo me più leggi bene. Non so, faccio anche non andare in giro. No, non è che distrae la mia. Mi è finita la batteria. Spegniti. È difficilissimo spegnermi. Aldo, guarda. No, in casa mia non vedo l'ora. Una scala di valore. Sì. Giulia, che calza hai? Il conflitto. Cioè, tutto questo. Per me il conflitto in generale è importantissimo. Per me il conflitto è importantissimo. Poi si tratta di arrivare. Allora, definiamo il conflitto, mettiamola così. Il conflitto, quello non armato, cioè nel senso il conflitto, non la guerra, quello secondo me non è nemmeno più il conflitto, quello lì è come dire, aver veramente perso la testa. Ma diciamo l'impasse, la crisi, il conflitto, secondo me sono molto importanti perché è l'unico momento in cui sei obbligato ad affrontare una cosa, a metterti in gioco, a rivedere il tuo modo di porti verso le cose, a cercare una relazione che ti porti a trovare, a costruire soluzioni. E quindi è importante a volte che scoppia. Molto peggio, secondo me, molto peggio quando
Uno rimugina dentro, si tiene dentro i suoi pareri negativi e si ferma prima di far esplodere il conflitto, perché comunque si fa un'idea di tutto ciò che lo circonda, di tutto quello che vive, talmente negativa e carica di pathos negativo, che non ne viene fuori niente di buono, e in più si sta immobili. Perché finché tu sei lì che non hai fatto esplodere, è vero che il conflitto è difficile ad affrontare, è durissimo, però a volte, se tu non lo tiri fuori, impedisci agli altri di sapere che tu stai vivendo male una cosa. E in più impedisci anche la ricerca di qualsiasi soluzione. Cerchi tutto tu, ti fai le domande, ti dai le risposte, cerchi la soluzione. One man show, olè. E però non è detto che quello a cui tu arrivi, non è quello che, a cui tu arrivi, non è detto che sia la cosa giusta. Se ci arrivi. E a volte non ci arrivi e ti blocchi e stai male. Quindi fa scoppiare un conflitto, ripeto, se non è una guerra, se non è un conflitto armato, se non si arriva ad accoltellarsi, insomma, se non si arriva a perdere la testa, fa scoppiare l'impasse, il conflitto è uscire dall'impasse e far scoppiare il conflitto è salutare in sé, a patto di contenerlo, nel senso, cioè non passare alla violenza, ecco, non trasformare il conflitto in un evento di violenza, quella è un'altra cosa però. E su quello c'è giusto uno psichiatra bravo, nel senso, cioè, sulla violenza c'è poco da fare. Con una persona violenta non si ragiona. Che, con una persona o un gruppo di persone violente non si ragiona. No, nella storia che ho scritto io, che è una storia banalissima. Era violento quello. Era violento, però la cosa... Però si è fermato. Sì, la sensazione che ho avuto, che è stata illuminante per me, perché la prima volta è che questa persona mi è proprio venuta vicino. Io stavo lì inerme perché stavo sulla Vespa col casco, non potevo proprio difendermi. Proprio ha caricato come per darmi una botta e poi si è fermato. E quello che mi è arrivato a me dopo non era una sensazione, cioè lì per lì certo l'adrenalina, però poi c'è avuto una sensazione di energia forte, che cioè era quasi piacevole sentire dopo questo, cioè, come se questa perché energia la pizza non è partita. Perché la pizza non è partita, chiaramente, però per dire che mi è sembrato di provare quello che può essere l'aspetto positivo anche del lui, conflitto. Secondo me nel momento in cui il pugno da qua è tornato giù ha provato la stessa sensazione. Ha pensato, sono forte perché non l'ho fatto. Quella però è psicologia, io non no, sono ma era proprio fisica. Adesso, che ho dei limiti enormi su queste cose, quello non che mi fate dico domande. Io che era una sensazione fisica di forza, cioè di energia del conflitto enorme. Positiva. E secondo me ce l'ha il conflitto. Questa. Io sono una persona che adora far scoppiare i conflitti, cioè ve lo dico. Per poi risolverli e venire pagata, certamente. Per cui... No, però... A me piace fare un po' scoppiare i conflitti quando li vedo lì latenti. Non spetta a me, in realtà dovrei farmi un pentolo nei fatti miei, però ogni tanto mi piace un po' stuzzicare perché esplodano. Ma perché credo davvero che... Hai capito? Perché io la vivo molto male dentro di me e quindi è un atteggiamento che ho un po' sugli altri prima di avercelo su di me, se vuoi. E su questo poi davvero anch'io uno psichiatra bravo ce l'avrei bisogno. Però... No, però è vero, cioè penso sempre, io sto così male quando non riesco ad affrontare i miei conflitti, non riesco a nominarli, non riesco a tirarli fuori, non riesco a guardarli in faccia, nascondo la testa sotto la sabbia come i distruzzi, sto così male che vorrei tantissimo che gli altri non stessero così. E quindi appena vedo una cosa cerco di... sì. Ok, allora, facciamo almeno un esercizio per andare a pranzo, se riusciamo due, ma mi sa uno. 10 flessioni. Allora, dividetevi in due squadre. E immaginatevi che siete un gruppo di studentelli sbarbatelli. Mo è passata una vita da quando invece... che vi trasferite a vivere tutti insieme in un appartamento, in un condominio. In un appartamento, in un condominio. Appartamento che sta di fianco alla signora Franca. Secondo me la signora Franca è una zitella di 70 anni. Un po' sorda.
al piano di sopra. Al piano di sopra ci abitano. Quello che volete voi, prendete un po' che vi fa un foglio, sì, un foglio. La Franca sta di fianco ed è un po' sorda, 70 anni a zitella. Al piano di sopra ci abita una famiglia giovane. No, una famiglia giovane senza bambini. Però il marito si sveglia ogni mattina alle 4 per andare a lavorare. Al piano di sotto ci abita la famiglia Peruzzi, che invece ha 3 gemelli di 4 anni. È capitato. Benissimo. Voi avete pensato, ok, facciamo una festa. Poi nel condominio ci sono altri giovani, cioè, per carità, ci sono altri vecchi, c'è cioè un po' di tutto. Voi avete pensato, facciamo una festa di inaugurazione dell'appartamento nuovo. E io vi chiedo di organizzare la festa. E di pensare a, segnatevelo, che tipo di festa, cioè una festa a tema? O è una festa normale? È un aperitivo, è una cena, è una festa che dura tutto il giorno, che cos'è? Un rave di 3 giorni, che cosa fate? Ok, che tipo di festa? Chi e quante persone volete invitare? Dove si svolgerà la festa? Che orari avrà la festa? E come fate a invitare le persone alla festa? Ok? Poi vi chiedo di fare 3 cose. Decidere se tra le cose che voi avete progettato, programmato, c'è qualcosa a cui potete assolutamente rinunciare, se c'è qualcosa a cui non rinuncereste mai e se c'è qualcosa su cui siete disposti a patteggiare in cambio di qualcos'altro. Ok? Vai, preparatemi la festa. Intanto chiudiamo lo streaming e ci rivediamo dopo pranzo. Anche voi provate a pensare alla festa. In gruppo? Su un cartellone solo, cioè fate una festa, voi siete tutti coinquilini. Ci vediamo con lo streaming alle 2:30 di nuovo come ieri, direi. E per cui per chi c'è, ci vediamo dopo. Buon pranzo.